È il 25 dicembre 2021 e per gli esperti si apre una nuova finestra sui segreti nascosti del cosmo. Circa sei mesi dopo il lancio del James Webb Space Telescope, la complessa apparecchiatura ci ha fornito le prime travolgenti immagini. Ma questo è stato solo il preludio di una missione ambiziosa, al termine della quale la nostra conoscenza dell'universo sarà innalzata in ambiti completamente nuovi. Oltre a studiare le prime formazioni luminose e le galassie emerse dopo il Big Bang, la missione di Webb contribuirà a fornire una risposta a una delle domande più antiche della storia umana. Siamo soli? Per venire a capo di questo mistero cosmico, il telescopio da 10 miliardi di dollari esaminerà le atmosfere degli esopianeti e verificherà l'abitabilità dei corpi celesti. A questo proposito, il misterioso segnale rilevato di recente sta diventando un particolare oggetto di discussione. Ma cosa significano davvero questi titoli di giornale che parlano di luci artificiali su Proxima Centauri B? Si tratta davvero della firma tecnica di una specie avanzata? Oppure i rapporti possono essere spiegati in un altro modo? Insieme a te, oggi siamo alla ricerca di risposte. Sei entusiasta delle scoperte rivoluzionarie e degli affascinanti spettacoli nello spazio? Allora ricordati di abbonarti ad Simply Space e di cliccare sulla campanella per ricevere regolarmente aggiornamenti su questi emozionanti argomenti. Proxima Centauri B. È una domanda che probabilmente è vecchia quanto l'umanità stessa. Siamo soli nell'universo? Viste le innumerevoli entità che ci guardano dal firmamento, è possibile che la Terra sia l'unico corpo celeste che ospita la vita? Il problema. Sebbene i ricercatori siano riusciti a individuare più di 5100 esopianeti in quasi 3800 sistemi, una scoperta così sensazionale è ancora lontana. Non solo non siamo ancora riusciti a dimostrare l'esistenza di vita extraterrestre, ma non conosciamo altri pianeti oltre alla Terra che possano essere considerati senza dubbio abitabili. Spesso le enormi distanze che ci separano dai mondi extrasolari rappresentano una complicazione sostanziale per un'analisi più precisa. Tuttavia le cose sono un po' diverse per il nostro vicino cosmico. Nessun altro esopianeta si avvicina tanto alla nostra casa terrestre quanto Proxima Centauri B. Sebbene ci siano solo 4,2 anni luce tra noi e questo corpo celeste, la sua presenza è stata rilevata solo nell'estate del 2016, utilizzando il metodo della velocità radiale. È subito sorta l'ipotesi che gli esperti abbiano incontrato un gemello cosmico della Terra nel corso della loro scoperta. Ed è effettivamente vero che l'esopianeta orbita intorno alla sua omonima stella ospite Proxima Centauri all'interno della zona abitabile. Come promemoria, nel mondo degli astronomi, la zona abitabile è la distanza tra un corpo celeste e la sua stella madre, in cui può esistere acqua in forma permanentemente liquida. È risaputo che la presenza di acqua liquida è un prerequisito fondamentale per lo sviluppo di una vita di tipo terrestre. Nel cosiddetto indice di somiglianza con la Terra, Proxima Centauri B raggiunge un valore di 0,87. Come già rivela questa denominazione ufficiale, l'ESI indica quanto un altro corpo celeste sia simile alla nostra Terra. Ma questo significa che la vita è possibile su Proxima Centauri B o che si è già sviluppata? In base alle nostre attuali conoscenze, non è possibile rispondere a questa domanda in modo semplice, perché conosciamo troppo poco del nostro vicino extrasolare. Ciò che è certo è che recenti analisi spettrografiche indicano che Proxima Centauri B ha circa 1,17 masse terrestri. Inoltre, si può concludere che il corpo celeste ha una rotazione vincolata, il che significa che gira sempre da un solo lato verso la sua stella centrale. Questa circostanza significa che l'esopianeta è diviso in due aree che differiscono drasticamente l'una dall'altra. Il lato diurno, che è costantemente illuminato, sarebbe quindi significativamente più caldo del lato notturno opposto, che è immerso in una oscurità costante. La temperatura di equilibrio del pianeta è stimata a meno 38 gradi, ma anche questo valore è tutt'altro che definitivo. Se il corpo celeste avesse una
un'atmosfera densa, la sua temperatura superficiale sarebbe significativamente più alta a causa dell'effetto serra naturale. Anche la notizia secondo cui Proxima Centauri B potrebbe ospitare acqua liquida deve essere classificata correttamente. I parametri orbitali e la composizione dell'atmosfera che hanno portato a questo risultato entusiasmante in una simulazione potrebbero non corrispondere alla realtà. Un segnale misterioso. Come appena accennato, Proxima Centauri B si divide probabilmente in un lato diurno caldo e in un lato notturno freddo da far venire i brividi. Tuttavia, questa divisione spaziale non significa che l'esistenza di vita sul mondo extrasolare sia categoricamente esclusa. Tra le due aree estreme si troverebbe una stretta fascia in cui prevalgono temperature che potrebbero aprire la strada allo sviluppo della vita. E forse gli ipotetici abitanti, proprio come noi, sono riusciti a evolversi nel tempo da semplici organismi unicellulari a una specie altamente sviluppata. Se così fosse, una civiltà di questo tipo dovrebbe aver lasciato delle tracce sul suo pianeta natale, tracce che possiamo percepire anche dal nostro punto di osservazione terrestre. E infatti, nel dicembre 2020, è stata annunciata una scoperta sorprendente che alcuni esperti interpretano proprio come tale. Un segnale radio generato artificialmente. La fonte del misterioso segnale potrebbe trovarsi nel regno di Proxima Centauri. Inizialmente i ricercatori si erano dedicati all'esame della stella ospite alla ricerca di segni di brillamento. Con l'aiuto del radiotelescopio Parkes in Australia, gli esperti volevano scoprire quali effetti hanno queste esplosioni di radiazioni sui pianeti circostanti. Durante la valutazione dei dati, raccolti per un periodo di 26 ore, Shane Smith, uno stagista del programma SETI, si è imbattuto in un segnale evidente con una frequenza di esattamente 982,002 MHz. Da allora, questo cosiddetto Breakthrough Listen Candidate 1, o in breve BLC1, è stato considerato un candidato ufficiale per un segnale radio generato artificialmente da una specie extraterrestre. Ma non è tutto. Nello stesso periodo, anche altri esperti si sono imbattuti in una caratteristica evidente nel sistema di Proxima Centauri. Gli esperti hanno rilevato un brillamento ottico luminoso e di lunga durata, accompagnato da una serie di intensi e coerenti burst radio. Tuttavia, il fatto che BLC1 non si elevi attualmente al rango di candidato interessante è dovuto al fatto che gli scienziati non sono ancora riusciti a classificare lo sfondo del segnale al di là di ogni dubbio. Per dimostrare che BLC1 è effettivamente la firma tecnica di una specie extraterrestre, sono necessarie ulteriori osservazioni. Ma gli astronomi non sono ancora riusciti a rilevare il segnale, di conseguenza non si può escludere un'altra origine, come un satellite o una fonte naturale. Luci artificiali? Supponiamo che la vita su Proxima Centauri B sia effettivamente riuscita a sbocciare sotto forma di una civiltà tecnicamente avanzata. In questo contesto, non sarebbe inverosimile che gli abitanti dell'esopianeta si siano dedicati nel corso del tempo al compito di illuminare il lato notturno e nero come la pece del loro pianeta con luci artificiali. Il fatto che la scoperta di una simile tecnosegnalazione sia attualmente ripetutamente associata al futuro utilizzo del telescopio James Webb è dovuto principalmente alle osservazioni di Avi Loeb. Il fisico israeliano è da tempo alla ricerca di nuovi modi per scoprire la presenza dei nostri vicini finora invisibili. Nel farlo, l'esperto non si sottrae a percorsi non convenzionali. Di conseguenza, nel 2018 Loeb ha dichiarato che il misterioso missile Oumuamua potrebbe essere in realtà la vela solare di una specie extraterrestre. Insieme a Elisa Tabor, dell'Università di Stanford, il professore di Harvard ha pubblicato uno studio intitolato Detectability of Artificial Light on Proxima Centauri B. In essi, gli scienziati hanno ipotizzato che l'ipotetica specie sull'esopianeta utilizzi un tipo di luce simile ai nostri LED terrestri. Il risultato? Se il lato notturno illuminato artificialmente raggiungesse il 5% della luminosità del lato diurno, Webb potrebbe dimostrare questo fatto con l'85% di probabilità. Il principio è che più è intensa è l'illuminazione artificiale, più alte sono le probabilità che venga rilevata dal nostro nuovo occhio nello spazio. Se la luminosità del lato notturno si stabilizzasse al 9%, la probabilità di rilevamento sarebbe del 95%.
A prima vista, un illuminamento di appena il 5% non sembra molto, ma purtroppo si tratta di un errore. Per fare un confronto, l'illuminazione artificiale del nostro pianeta blu è solo lo 0,001% della luce solare riflessa. In altre parole, ciò significa che le luci artificiali di Proxima Centauri b dovrebbero essere 500 volte più luminose delle loro controparti terrestri, perché noi le riconosciamo come tali. È possibile che gli ipotetici abitanti dell'esopianeta ci abbiano già fornito un aiuto pratico in questo senso. Per riflettere la luce della stella ospite sul lato notturno del corpo celeste, gli abitanti potrebbero utilizzare degli specchi orbitali dalla luminosità abbagliante, che potrebbero essere visti anche dai nostri telescopi. Per quanto entusiasmanti possano essere le riflessioni pubblicate nello studio, dobbiamo ricordare che si tratta solo di pura teoria, almeno per ora. Resta da vedere se le tesi degli esperti possano avere un fondo di verità. Se un giorno Webb dovesse effettivamente dimostrare la presenza di una firma luminosa artificiale su Proxima Centauri b, puoi star certo che te ne parleremo. E ora è il momento della tua opinione. Cosa ne pensi del nostro vicino planetario Proxima Centauri b? Pensi che sia possibile che l'esopianeta ospiti una specie altamente evoluta? Come sempre, lasciaci i tuoi pensieri, suggerimenti e commenti sul video di oggi nei commenti qui sotto. Hai voglia di altri contributi interessanti sul tema dello spazio? Allora dai un'occhiata agli altri video del nostro canale, a cui puoi accedere cliccando su una delle immagini nei titoli di coda. Grazie per l'interesse, alla prossima!